quello che voi vedete per terra non è altro che percolato. Che cos'è il percolato? È un liquido che si forma dalla fermentazione, corrosione di liquidi all'interno della discarica per i rifiuti che vengono pian piano consumati. E badate bene, il percolato e deve necessariamente essere smaltito da ditte specializzate, mai lasciarlo nel terreno e farlo praticamente filtrare. Bisogna dire che il percolato altamente inquinante contiene azoto ammoniacale, metalli come ferro, zinco, manganese, cadmio e cromo. Ora noi vi dimostreremo tecnicamente, praticamente, cosa accade qui in questa maledetta discarica. Seguitemi con attenzione. Sto riempiendo un contenitore di materiale pudrito, puzzolente. Questo è percolato, che fuoriesce dalla discarica e si disperde, guardate, in terreni che poi sono destinati a piantagioni di cereali. Ditemi se è normale. E allora noi abbiamo rivolto un pensierino anche ai nostri illustri rappresentanti istituzionali che portano a casa da 15 a 18 mila euro. Noi riempiamo questo liquido nelle provette perché poi le gireremo ai nostri rappresentanti istituzionali. Chiedo scusa per la respirazione, non è semplice. Guardate, questa provetta la consegneremo a Masi. Onorevole Masi, questa provetta la consegneremo all'illustre consigliere regionale Enzo Colonna, il più esperto di tematica ambientale, poi ha perso la memoria dal giorno in cui è andato a sedere nel consiglio regionale. Questa provetta all'onorevole Sasso, non so se sa che esiste una discarica da 1 milione di metri cubi di rifiuti dismessa per 30 anni, ha servito questo bacino e rifiuti provenienti da tutta Italia. L'onorevole Sasso, a lui questa provetta. Poi Astea, assessore all'ambiente, pensate, è proprio la persona preposta, con il compito preposto ad intervenire in questa vergogna pubblica che mette a repentaglio la salute è di 70.000 concittadini, non solo. E poi alla nostra illustrissima signora Melodia, che ha sempre parlato di tematiche ecoambientali sino al giorno dell'elezione a primo cittadino. Poi incredibilmente anche lei ha perso la memoria. E allora care figure istituzionali, che si possa brindare alla salute dei nostri concittadini, ma anche figure istituzionali, anche ai vostri figli, ai vostri nipoti e anche ai vostri pronipoti, perché dicono gli esperti, ci vorranno 100 anni per ridare sicurezza a questo sito, ribadisco, sulla falda acquifera più piena del sud d'Italia. E non è normale questo. E quindi da questo immondezzaio, da questo pericolo per la nostra collettività, mi permetto di lanciare un appello. Lancio un appello a tutti quanti voi che ci state guardando, che ci state ascoltando, che ci state seguendo con passione, con amore e con profondo senso civico. Lo dico agli altamurani, lo dico ai pugliesi, lo dico agli italiani. Aiutateci, cerchiamo di tenere alto il valore dei nostri sani principi di vita ecoambientale, e quindi tenete assolutamente in primo piano la tematica di questa vergogna naturale, di questo vulcano pieno di immondizia che probabilmente ha scritto la pagina più buia della nostra città. Dimenticavo, figure istituzionali, brindate alla salute dei nostri concittadini, perché quello che io vi ho riempito è puro distillato di rifiuto invecchiato 30 anni. Vergogna, vergogna, questa città non merita questo disonore.